Pere, muoviti, muoviti! Ho trovato qualcosa di incredibile! Ma cosa ci fai qui dentro? Non si entra nei templi così, Steph, random! Potresti esplodere, quella magari è una trappola, stai fermo! No, Fere, questa cosa ha un potere incredibile! Che cos'è? Si chiama Stick del cervello! Una leggendaria reliquia che permette di accedere all'interno dei mostri e animali! Fere, è incredibile! Scusa, fammi vedere! È molto strana questa roba! Leggi, vedere, io non ci credo! E poi qua c'è un'armatura per combattere! All'interno dei mostri e animali! Perché sono pronto a combattere, non ho paura. Ma che vuol dire, Steph? È perché abbiamo un'armatura così potente, scusami, perché me le do. Perché evidentemente dentro i mostri e gli animali c'è qualcosa di brutto, Fere. Mi sembra abbastanza. Dici che nel loro cervello c'è qualcosa di strano? Evidentemente sì. Allora, ci sono anche dei blocchi da questa parte. Vieni a prenderli subito, che potrebbero essere comodi. Allora, io più o meno direi che così mi possono bastare. E sono prontissimo a provare questa cosa. Sono super mega curioso. Fere, ci siamo? Sì. Più o meno, tieni Steph. Grazie. Io non voglio entrare in mezzo a tutta questa questione, per favore. Cioè, non sei curiosa di provarla? Non lo so. Allora, no, io più che altro vorrei provarlo su qualcosa di abbastanza pacifico. Ma cos'è secondo te? Un bastoncino maledetto o qualcosa del genere? No, è una reliquia. Ah, ok. Ce l'ha scritto per... ma magari è una reliquia maledetta. No. Allora, Steph, sei sicuro che funzioni come dice? Adesso esplode. Vado? Vai. Prova a entrare dentro il pollo? Sì. No, hai teletrasportato pure me, non ci volevo venire. Steph? Buongiorno. Scusami. Allora, la zona è gialla, quindi è una zampa o il becco del pollo questo? Permesso. Steph, non riesco a passare perché c'è un pollo gigante, non vedo nulla. Credo che eravamo in una... Cosa sta succedendo? Cioè, tu mi stai dicendo che dentro un pollo ci sono tantissimi altri polli? Sì. Che è così banale, Steph? Ma poi eravamo in una zampa, questa è l'altra zampa, ah, come ecco, puoi vedere. Sì, infatti ti dicevo, è una zampa o il becco? Abbiamo questa scoperto è l'ala del pollo. Ok. Vedi? Qua è l'ala, è la zona più tranquilla del pollo. Sì. Adesso lo perché sappiamo. Perché svolazza, quindi questa si libera di tutti i polli che attorno, perché si muove. Esatto. Poi... No, sono caduto. No, Steph, dai, non rovinare tutto, Arrivo. Dovete star calmi, polli, cioè siete troppi. Esatto, poi sono di tutte le dimensioni, Steph, non si capisce nulla. Io sono un uovo gigante, sappilo. Allora, aspetta che mangio, mi è venuta fame a vedere tutti sti polli. Ma salendo da questa parte c'è il cervello. Oh, no. Questa è la testa, vedi? Questo è il becco. Che schifo. Con gli occhi e il cervello. Siamo dentro Bella Faccia, Fede. Sì. Questo è il cervello di Bella Faccia. Secondo te cosa c'è nel cervello di Bella Faccia? Non lo so, prendiamone un pezzettino. No, Steph! Steph, che gli rompi il cervello, smettila! Bene, vediamo cosa c'è dentro. Questo pezzo, dai, questo non gli serve, secondo me. No, Steph! Questa è la parte del cervello che usa per fare matematica. Tanto non gli serve più, fa lo youtuber. È un pollo. Aspetta, stiamo parlando di Bella Faccia o del pollo? Di entrambi. Ok, non ti stavo capendo. Ah, non puoi toccare il cervello. No, oppure se prendi un... No, non ce l'ho il pezzo del cervello. Infatti, quindi sei arrabbiato. Quindi secondo me non possiamo toccare. Cioè, il cervello ci fa uscire fuori, perché altrimenti distruggeremmo l'animale o il mob, perché non so dove finiremo. È stata un'esperienza bellissima. Quasi mistica. Voglio entrare in un altro animale. No, io no, Steph. Mi basta così. Io oggi me ne andrei a casa. Guarda, mi faccio un bel bagno. Oggi è una bella giornata. Non posso neanche più uscire da qui, perché non ci sono blocchi di terra. Vedo maialino. Anche qua un altro maialino. No, ma ci sono anche i villager. Ci sono anche le api, credo, perché vedo un alveare. Ma fa anche i villager, secondo te? Non lo so, vuoi provare poi? Allora, proviamo prima il maialino. Vai. Ok. Allora, situazione simile a quella del pollo. Aspetta però, stiamo credendo in una zampa del maialino. Anche secondo me. Allora, vedo già il cervello. Sì. Aspetta, no, che cerco. No, guarda com'è. Cerco di salire. C'è bellissimo. Guarda tutte le zampe. Beh, giustamente, perché ha quattro zampe. Eh beh sì, il maiale ha quattro zampe. Ok. Bellissimo. Andiamo a riprendere un po' di carne, no? Ma che c'è? Chi mi ha dato 10 bistecche cotte di maiale? Hai visto? Appena l'ho detto poi, tra l'altro. Com'è possibile questa diavoleria, Steph? Grazie. Mi piace questa altre cosa. Altre bistecche. Continuo a prendere bistecche, Steph. Però credo che in questo posto otteniamo bistecche, esatto, di maiale ogni esatto. tanto tempo. Come prima ottenevamo uova. Io sono piena di uova, infatti. Assolutamente vero. Non ci avevo neanche fatto caso. Sì, può nascere un pollo? No, Steph, secondo me distruggi l'equilibrio. Proviamoci. Funziona. Adesso un pollo in mezzo ai maiali. Ci sarà un pollo. Ok. Solo uno. Allora, prendiamo questa parte del cervello. I maiali sono molto intelligenti, quindi... Steph, le bistecche stanno aumentando. Ho notato. Vabbè, almeno abbiamo un sacco di cibo. Appena tocchi un po' il cervello, aumentano anche le bistecche. Allora, ok. Eccoci di nuovo qua. Mamma mia, Steph, che esperienze strane. Fede,
Sai cosa dobbiamo provare, vero? Il villager. Assolutamente sì. Buongiorno, buongiorno. Vorrei entrare dentro di lei. Oh, oh. No, Steph, no, no, non c'è spazio. Steph, non vedo niente. Non vedo Steph. Nulla. Fere? Steph, non vedo niente. Vedo solo blocchi di smeraldi. Ho visto smeraldi. Quando salto, Steph, non vedo nulla. Fere, alla vecchia maniera. Vabbè. Siamo obbligati. Cioè, io non volevo, Però mi sento obbligato. Non vedo nulla. Ok. Scusate, ecco. Fere, questi sono dei villager giganteschi? Ma è un parkour, secondo te? Poi, Steph... Sì? Grazie l'inventario. Dopo che li abbiamo killati, cos'è sta roba che abbiamo? È senza villager. 9. Schifo. Ma cosa... Allora, secondo te... Possiamo fare parkour? Io sto vedendo se si può usare per qualcosa, sembra di no. No, sono caduta perché ci sono i villager. Ah, ci spingono? Eh sì. Allora. Perché vedi, allora qui secondo me c'è qualcosa, vedi che si può raggiungere? Dove? C'è una zona qua, guarda, che penso siano le braccia. Secondo te si può raggiungere? Penso di sì. Se facciamo allora, del parkour. Aspetta. Steph, fai la vecchia maniera, dai, perché ti spingono. Ok, sono nelle braccia. Ok. Sto andando in giro. Perfetto. Ci sono altri villager, ti dico se c'è qualcosa. No, non c'è nulla, Steph. Fai il giro di tutto il corpo. Però non c'è niente di interessante. Il cervello sta super in alto se ci arrivi, Lo so, lo so. Allora, mi sto facendo, diciamo, largo tra i villager in modo... Anche qui sono di tutte le dimensioni, grandi, piccini, non ci capisco niente. Ok, sono al cervello, Fere. Comunque sono invadenti esattamente come nei villaggi. Sono fanno un casino incredibile. Fastidiosissimi, Fere. Non ti fanno vedere niente, stai piccolando il cervello, Steph. Sì. Ok, finalmente usciamo. Olè. Mamma mia. Allora, il villager non mi è piaciuto. Come esperienza, è stata un'esperienza terribile. Si capiva niente. Abbiamo ottenuto questa essenza di villager che non so se ci serve a qualcosa. Fere, dove vai? Dal golem. Ma allora da questa parte. Non era lì il villaggio? No, Fere. Come no? Mi sono anche buttata Fere, lì. È pericoloso ma ci provo. Cos'è? No. Steph? No! No! Lo sapevo. Steph, perché l'hai fatto? Non lo so. Ok, ok, sto bene. Fere, c'è della senza villager. È senza creeper. Sì, che scusa, mi sono quella villager. No, quella... ma qua sono giganti. Steph, aiuto. Ma come facciamo? Non lo so. Vai. Allora, non prendiamo troppo danno. Sembriamo quasi immuni. Io comunque mi mangio una mela d'oro per essere sicura. Guarda che Steph, staremo in alto. Ok, io vado su. Beh, sono tutti dritti i creeper, effettivamente. Sì, è stranissimo. Hanno il corpo strano. Ma super strano, è bellissimo. No. Ok. Vai giù. Ok. Ma serve a qualcosa questa essenza? Secondo me sai che potremmo provare a creare qualcosa, tipo metterle nella crafting, effettivamente, perché continuano a darcele. Io ne prendo altri dei creeper, Steph, aspetta. No, Fere, sono pieno, ne ho 22. Ok, però ne prendo. Ok, ne ho tante, dopo proviamo, magari possiamo fare tipo delle armature, delle armi. Potrebbe essere. Potrebbe essere bello. Poi ci proviamo. Adesso ci proviamo, appena usciamo da qui ci proviamo subito. Allora, spacco il cervello prima che arrivano altri creeper che ci fanno esplodere. Non voglio fare una brutta fine. Vi prego, vi scongiuro. Veloce. Questa è stata un'idea terribile, Steph. Lo so, ma l'ho visto. Però ho detto no, ci devo provare per forza. Ok, allora, ma ce l'abbiamo una crafting? No, però ce la possiamo procurare molto velocemente. Faccio io. Vediamo, tipo... No, l'armatura creeper. Avevo ragione, Steph, me ne devi dare purtroppo, perché io non ne ho tantissimi. Bene. Mi sono fatta due pezzi. Aspetta. Dammi un po' di essenze. No, è bellissima. Ma stai scherzando? Aspetta, io faccio un'altra roba, Aspetta. No. No, Steph. Cose bellissime succedono qui. Però mannaggia, non ne ho abbastanza. Hai essenze del villager? No, poche. 4. Dammele, faccio almeno la chestplate. Ok, dammele. Vediamo un po'. Che secondo me è bruttissima questa. Sono troppo brutta io. Ok. Io no, sono troppo brutta. Basta, non posso creare altro, quindi ti faccio vedere. Allora, pronto? Quanti ne hai dei creeper tu? Steph. Sei bruttissimo. Allora, io però l'ho fatto l'elmetto, tieni. Eccolo qua. Manca a nominarlo. Tieni, te l'ho buttato qua, tieni. Ok. Fere, sento uno slime. Ah, capisci quello che capisco io? È lì, guardalo. Aspetta che prima mi metto l'armatura giusta. Ma sono bellissime ste robe. Sono troppo carine. Sono bellissime queste essenze. Dov'è lo slime? Qui. Ma che ci fa uno slime qua, dico io? No. No. Che brutta idea. Si attaccano, Steph. Allora, con i mob è sempre una brutta idea. Esatto. Con quelli ostili è sempre una pessima idea. Ok. Ok. Fortuna che abbiamo una spada fortissima.
Adesso mi faccio l'armatura slime, vuoi vedere? È quello che sto pensando anch'io in questo momento. Ora che ho capito come funziona. Allora, lo slime è piccolino comunque. Infatti vedo già il cervello. Il problema è che sono troppi. Esatto. Mangio. Tantissimi, me l'adoro. Prendiamo tutte le essenze che ci facciamo. Ne ho già 64, Steph. Vabbè, io ne ho 23. Ah, ti do una mano? Perché li ho fatti pure tutti. Poi stiamo spaccando tutto quanto, povero slime. Lo so. Ma non è colpa nostra, ci attaccano. Sembriamo dei parassiti nel suo corpo. Non riesco più a prenderli questi, sono troppo piccoli. Ok. Dai. Mamma mia, quanto ci vuole, io non li sopporto. Bene, pensaci tu. Come pensaci tu? Addio. Aspetta, ammazzo, sei la persona più terribile del mondo. Vado. Mannaggia, sapendo ci saremmo potuti fare l'armatura del maialino, Steph. Lo so, però del pollo. È colpa tua che ogni volta non vuoi far fuori gli animali. Vabbè, erano carini. Io mica sapevo che c'era questa caratteristica bellissima. Però ora puoi farti tutto lo slime. Esatto. Quindi sì, comunque ne ho tantissime, quindi posso farne 50 di armature. Questa anche io. Allora, slime. Steph è bruttissima, bruttissima e bellissima allo stesso tempo. Bene. Sono super carino. Lo so, sono bellissimo. Sono super carino. Voglio andare a provare i golem. Ok, andiamo. No, Fere, ma... Ma... No, riprova quella del creeper. Magari anche quella ha qualche effetto nascosto. Sono velocissimo. Ma è bellissimo. Dai, sono molto meglio di quanto avevo immaginato. Sono velocissimo. Allora, golem. Buongiorno. Allora, sei pronta? Eccomi, sì, sono dietro di te, sono troppo veloce. Sto rimbalzando. Sì, ma è un po' pericoloso. Infatti. Far fuori golem qua. Io infatti sto andando un attimino su. Beh, poi ci attaccano tutti, Steph. Allora, me l'adoro. Sei poi... sicuro? No, per ora no. Io mi godo la scena dall'alto. Vai, Steph! È una buona idea, no? Sì, ti stanno tutti guardando malissimo. Infatti se scende la fine. Esatto. Oh oh. Ok. Sto vedendo questa bellissima battaglia. Steph gli ha fatto arrabbiare tutti. Ecco. Secondo me se ne facciamo fuori ancora qualcuno ce la facciamo poi. Ok. Mangiando tante mele d'oro. Sei impazzita? Ma frega nulla. Era troppo presto secondo me fare. Io sono più forte. Mi stanno uccidendo, Steph, te lo faccio sapere, sto morta. Ma non è più forte? Per un po', poi non lo sono più stata. Se no qui ci rimani 8 giorni, Steph, dai, su. Io ne ho 10, Steph, con le tue dovrebbero, penso, bastare. Che male. Cioè, facciamo quest'ultimo e secondo me ci siamo, ne ho 13, dai. Io ne ho 10. Basta, no, non so, non fare, so il fare il calcolo. Andiamo. Neanch'io, non mi ricordo qua. Fere? Ce la faccio. Tutto ok? Ce la faccio, no, per niente. Andiamo al cervello, va? Sicura? Ci sono le braccia, a meno che tu non voglia affrontare quei golem giganti, Steph. Steph, ma qui c'è roba strana. Tipo? Molto strana. Tipo? È indescrivibile, sali. Aspetta, ne sto combattendo altri. Allora, che male. Ok, Steph, è molto inquietante, ti dico solo quello. Non te lo spoilerò perché lo devi vedere, lo devi proprio vedere. Ma senza dei villager. Cos'è? Cioè, guarda qui davanti, cos'è? Ma... buongiorno. Salve. Se gli tocchiamo qualche leva, che succede? Ma quindi... Quindi i golem mi stai dicendo che in realtà sono governati da dei villager che hanno le manopole dentro il loro cervello e quindi li comandano a mo' di robot. Esattamente. Ok, sì. Non volevo saperla sta roba, va bene. Anche io. Va bene. Ok, perfetto. Torniamo indietro e vediamo se riusciamo a craftare tutta l'armatura di golem. Che nel caso, secondo me, è potentissima. Papam, papam. Anche se questa è la mia preferita. Cioè, è troppo bello andare sì, così veloce. Sì, sì, sì. Ma poi non prendi danno da caduta perché rimbalzi, quindi è ancora più figo. Tieni, ti do anche i miei pezzi. Allora. Così dovresti essere a posto. Elmetto. Poi facciamo. Vediamo cosa ne esce fuori. Chestplate. Poi facciamo i piedini. E poi infine facciamo i gambali. Opla. Butto tutto. Allora, in questo Vai. Momento butto un attimino la mia di slime. Metto questa da golem. Ciao. Bellissima. Ciao, bene. Prova a fare qualcosa. Corri, salta. Allora. Sono. Sei pesante, mi sembra. Non lo so, forse no, eh. Oh, ho una mia impressione. Com'era? Niente, un colpo normale. Colpo normale? Sì. Ok.
Sono molto triste e deluso di questa armatura da golem. Steph! Speravo qualche potere speciale. Dimmi, dimmi. Dove dimmi. Sei finito? Qua. Allora, ti faccio un regalo bellissimo. Sei pronto? Ok. E guarda io. Ma che cos'è questa cosa? Dai. Guarda io. Ah, l'armatura del po'. Ho fatto un ordine al mio amico mago, Steph. Sembra imbarazzante. È bellissima. Mettiti quella del pollo. Allora, questa è quella del pollo. Io non voglio diventare un pollo. E ce le siamo perse, Steph. Non voglio diventare un pollo. Guardati, sei un pollo. No. Questa è bellissima, Steph. La mia preferita in assoluto. Però devo dire che a livello di efficacia quella dello slime è imbattibile. Assolutamente sì. Le altre non ci danno chissà quale potere, mentre invece quella dello slime era davvero fighissima. Era veramente veramente bella. Io direi che ci fermiamo così. Questa reliquia è veramente incredibile. Ad entrare dentro tutti i mob è stato veramente bellissimo. Sotto come sempre come altri video, iscriviti al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ciao!